Buongiorno, non vi spaventate, sto senza trucco. Allora, adesso ci andiamo a preparare, a truccare un pochettino, poi andiamo a prendere la spesa. Ma prima cosa, adesso la spesa, poi dopo andiamo a prendere Noemi da scuola, ma se non mi preparo in questo stato non esco nemmeno fuori al cancello, veramente. Ho bisogno di mettere le mie cremine, di truccarmi, di prendermi in circa un quarto d'ora, tutto per me. So che vi piace tanto, io mi preparo con voi. Ne ho fatto uno simile in passato, vi taggo qui sullo schermo. E se per appunto quel video raggiungerà più like, io ne farò di più. Quindi andate su quel video, dopo aver visto questo, e andate a mettermi un like. E nulla, andiamo. Questo è il mio preferito del momento, che è quello che ho applicato sull'occhio sinistro. Mi dispiace se la ripresa magari non si vede un granché perché non c'è molta luce al momento e non ho possibilità di mettere la ring light, essendo un vlog non mi sono preparata. Comunque ve li volevo far vedere. Questo è della Revolution, il Lift e Define, quindi allungante e definizione. In effetti allunga tantissimo e incurva tantissimo. Io queste forme di pennelli così non amo, ma non c'è, cioè, come dire, poco importa perché questo prodotto fa da sé, cioè, nel senso che è bellissimo anche con uno scavolino semplice, mi ha alzato, incurvato e allungato tantissimo le ciglia, quindi io ve lo straconsiglio se come me avete, diciamo, tanti ciglie, però comunque un po' sfigatelle, che ognuno se ne va per fatti suoi e che non hanno definizione, non sono belle lunghe, non sono belle definite. Veramente me le ha incurvate e allungate tantissimo. Adesso vi mostro l'altro. Questo è il mascara che mi ha fatto impazzire, nel senso non si stappa, come non si svita come tutti i mascara, ma in realtà questo si stappa. E l'abbiamo capito proprio dopo 20 minuti, va bene. Comunque, ecco qui, ora si vede meglio il maxi pennellone volumizzante. Questo infatti si chiama 5D Lash Pow della Revolution sempre. E raga, perché ho preferito l'altro? Perché in realtà mi sono truccata facendo solo una passata di mascara. Essendo volumizzante questo, io credo che abbia anche all'interno delle fibrette. E ha una texture che sembra che abbia le fibre, non lo so, molto fibroso. Non so se ce l'abbia, in realtà non mi sono informata per bene. Però non è un mascara che lo metti, fai una passata, ha bisogno di essere lavorato per bene. Vedevo che facendo una passata la seconda stavo avendo un effetto wow, più si stratifica e più si volumizza, però non avevo tempo, raga. Ma assolutissimamente vi consiglio anche questo perché è un ottimo mascara. Più facevo passate e più vedevo che prendevano volume, si andava a stratificare e a scurire, a diventare proprio bello, però io non avevo tempo e quindi, ma assolutissimamente non lo boccio, anzi, sono due bellissimi mascara. Non so il prezzo, ve li metto in sovraimpressione e sicuramente saranno low cost, quindi un ottimo mascara, uno assomiglio proprio ad un mascara di MAC di tanti anni fa. Ecco qua. Allora, raga, indovinate quale occhio mi piace di più? Ho applicato due mascara differenti, uno sull'occhio sinistro e uno sull'occhio destro. Allora, la luce non è delle migliori, io non sapevo di fare questa prova, doveva essere un vlog, quindi non ho preparato la ring light, mi scuso. Piace tantissimo quello che ha applicato sull'occhio sinistro e per me è stato veramente, come dire, inaspettato perché a me piacciono tantissimo quei pennelli, quegli scovolini più fitti e quindi vedere uno scovolino così sottile, così mi sembrava così sfigatello, invece no, è stata proprio una scoperta, mi è strapiaciuto, è proprio l'ideale per quando
hai poco tempo, faccio un esempio. Per tutte le persone che stanno di corsa, come noi, tutte le persone che stanno di corsa, come le mamme che devono accompagnare i bimbi a scuola, oppure la studentessa che è in ritardo e deve correre a prendere il pullman, treno, quello che sia, per andare appunto a scuola. E mentre l'altro, anche bello, anzi è bellissimo, però essendo più fibroso, proprio di texture, uno di quei mascara che deve essere lavorato, questo non significa che non dà un effetto, perché io l'ho fatto di qua con una passata e mezza all'occhio destro e dà comunque un effetto, però è uno di quei mascara che più lo lavori e più ti dà l'effetto ciglia finte. Ecco, quindi se è un trucco stronger, hai una serata un attimino dove puoi stare lì a truccarti in santa pace, cosa che io non posso più da un po' di anni, perché con le bimbe è difficile. Allora, ragazze, ecco qua con lo svuota la spesa, una micro spesa, perché dovevo prendere un po' di succhi, merende, che noi mi aveva completamente finito. C'era l'offerta di succhi yoga, quindi tutti quelli che ho trovato che piacciono a noi me li ho presi. Poi la cioccolata bio della Novi, volevo provarla, un po' di formaggio. Ho preso anche il waffle da surgelato da riscaldare e condire con la Nutella. Poi questi biscotti, ancora patate McCain, le nostre preferite. Mele, ancora formaggio, un altro donut, questo è un donut della Milk Buono, le uova, olive, le merende appunto, anche queste le griglie pinguì, lo yogurt da bere alla fragola e tutti i biscotti Vincenzi, tra cui i crispy che sono i nostri brevi, patate e poi altre merendine, un po' di bibite varie, una micro spesa. Sto ancora con la sciarpa, siamo tutta la famiglia raffreddata. Chissà chi è stato a sopportare queste raffreddure. Eccola qua, speriamo che sia solo raffreddure. Stiamo facendo i compiti, stiamo facendo i compiti, ragazze. So che voi vi divertite tantissimo quando noi facciamo i compiti insieme, però visto che adesso Noemi è diventata talmente brava che io adesso me ne vado e lei se li fa da sola e se ha bisogno mi chiama. E niente, quindi fai da sola? Tutto a posto? Ah, tutte le labbra vedete sporche di cioccolato, chissà che si è mangiata. E adesso vado in cameretta, ho visto una barretta Kinder, ma vado a prendere pure io. Tiena, bocca solo tu, scusatemi, ha la bocca solo lei? Una alla mamina, alla mamusca, alla tua mamma, alla tua mom. Guardate, l'ha portata di tutto. Guardate che brava figlia che ho. Me l'ha andata a prendere lei. Me ne ha dato una sola. È pure piccolina. Ho detto dammi un'altra. No, perché ero così sicuro, convinto. Ciao, mi sente. Senti, da dietro la sedia. Lascia stare. Sta a salire, sale e scende. Dai, togliti, che tu sei grande. Senti subito dietro la sedia. Oh, ti sta scrivendo su un quaderno. Tornando al discorso del colore, perché non mi è piaciuto questo qua della L'Oreal, metto la foto qua, però ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato in un vlog passato. Non mi è piaciuto prima di tutto perché l'ho trovato aggressivo sulla cute, cioè dopo 20 minuti già in alcuni punti mi dava fastidio, mi bruciava e io odio quando mi fa così, quindi vuol dire che non è realmente, come dire, bella bella soft come colorazione, anche essendo senza ammoniaca, ha coperto benissimo, però mi ha reso i capelli un po' secchi, differentemente dal mio colore preferito che è oleo testa nera. Questo me l'ha resi secchi e devo dire la verità che anche il colore, ho preso un castano scuro, ma al finale è un nero naturale, spero che sbiadisca con i primi lavaggi, sicuramente. E quindi non mi piace nemmeno il colore, cioè se io volevo farmi nera mi compravo nera.
Non mi piace. Invece quello è proprio un castano scuro naturale, quello oleo. E quindi adesso da Douglas mi fiondo e vado a fare come minimo l'acquisto di 2 o 3 tinte prima che mi vanno di nuovo sold out, perché il mio colore, il numero 2, mi va sempre sold out. Quindi adesso sono praticamente diventata nera. Ha fatto giocare un po' con il mio telefono perché ha avuto la febbre, questa cucciolotta 38, e speriamo che non risale più. Incrociamo le dita. Spero che non faccia copyright le canzoni che sta sentendo Jasmine. Vado a abbassare la voce perché è una voce pazzesca. Arrivo subito, aspettate. Metto la massima velocità al comando e arrivo subito. Ecco qua, sono stata veloce. Io praticamente quando vado al centro commerciale con la sedia faccio la portaborse, perché dietro ai manubri, dietro appunto, ci posso appendere tutto lo shopping, anche mia figlia che sale dietro, e adesso sta imparando anche la piccolina a salire. Quindi io divento un camion a rimorchio quando vado a un centro commerciale. Quindi se vedete un camion a rimorchio sono io, fermatevi, fermatemi, ci facciamo due chiacchiere, ci salutiamo, non vi fate nessun problema. Allora, prima di tutto, perché mi vedete diversa? Perché questo è il giorno dopo, ieri non ho più registrato perché Jasmine gli è salita la febbre a 38. Quindi ha avuto la febbre a 38 e io credo che sia dovuto a qualche dente, anche perché gli è salita la febbre a 38. E tutta la giornata di oggi, infatti adesso... Infatti adesso è già pomeriggio, non l'ha avuta e quindi non gli salirà più e sono felicissima. Adesso mio marito è andato a prendere la radiografia, quella per la schiena, che gli serve al posturologo. Sta bene, finalmente. Sta bene, finalmente. Oh, veramente sono felicissima, anche perché avevamo progettato degli spostamenti, varie cose, quindi vari giri, varie cose che dobbiamo fare, quindi avremmo poi dovuto rimandare. E alle porte anche il mio compleanno, faccio come sempre 25 anni, ogni anno io compio 25 anni, quindi tra poco, e quindi andiamo a festeggiare anche. Che dire, ragazze? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Registro subito un nuovo vlog e ci sono tante cose in ballo che non vedo l'ora di dirvi, però ogni cosa a suo tempo. Io vi mando un bacio, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a cliccare la campanella così vi arriva il messaggino appena mettiamo un altro vlog della giornata, quindi i nostri day vlog. Spero di farvi anche tanta compagnia, di trasmettervi qualche messaggio importante, ma anche perché no, di positività nel mio piccolo. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!